si è svolta a Segni, presso il centro polifunzionale di Via Traiana, la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Cultura Classica, rivolta alle classi terze della scuola media di tutto il territorio. La manifestazione, promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Museo Archeologico, i docenti del Liceo Classico e dell'Istituto Comprensivo, nasce dalla convinzione dell'importanza delle discipline classiche nella formazione dei giovani, stimolandoli a fare un passo indietro nella riflessione sulla nostra vita nazionale per recuperare il senso perduto della nostra cultura e ritrovando il rapporto con le nostre radici. I giovani partecipanti hanno svolto la traccia del tema, sorteggiata su una lista di 3 titoli. Gli elaborati sono stati poi visionati dalla commissione composta dagli stessi docenti di letteratura italiana dell'Istituto Comprensivo, da alcuni docenti del Liceo Classico di Segni e dal direttore del museo che hanno stilato la terna vincente. Nel prendere la parola, il sindaco architetto Stefano Corsi ha avuto parole di plauso per gli studenti partecipanti e per quanti hanno operato per la piena riuscita della manifestazione che pone prioritario l'obiettivo di risvegliare una cultura per gli studi classici quanto mai necessaria. Federica Colaiacono, curatrice del Museo Archeologico e organizzatrice dell'evento, ha poi presentato il professor Riccardo Chiaradonna, professore associato di Storia della Filosofia Antica, Università di Roma 3, che ha tenuto una breve quanto interessante conferenza dal titolo L'uomo, le tecniche e la virtù, il mito di Prometeo nel Protagora di Platone. Nella sua esposizione il professor Chiaradonna ha evidenziato il pensiero di Protagora che narrando il grande mito di Prometeo dà una chiarificazione teorica sui concetti stessi del mito. L'assessore alla cultura, Valente Spigone, ha quindi premiato tutti i partecipanti con una medaglia ricordo, e nominato i 3 vincitori che si sono classificati tutti al primo posto ex aequo, in quanto, gli elaborati, sono risultati di interessante sviluppo in relazione al tema trattato e con notevoli capacità critiche, a dimostrazione di una preparazione accurata. I vincitori sono quindi risultati, Federico Marciano, Filippo Occhioni e Marco Pennese, che sono stati premiati con una targa ricordo. Nel chiudere la manifestazione l'assessore Valente ha rinnovato l'invito alla terza edizione di questo importante incontro, nell'augurio che altre scuole medie del territorio partecipino a questa iniziativa, per mettere la ricchezza culturale classica a disposizione di tutti i giovani che percorrono l'itinerario della scolarità di base. Interessantissimo, piacevolissimo, con grande curiosità.